Fortitudo Trani e Barletta nel girone A, Taranto a Pimonopoli ed Adria Bari nel girone B. In 5 si confermano in vetta a punteggio pieno dopo 3 giornate del campionato di Serie D di pallacanestro. Nel raggruppamento Puglia, Nord Fortitudo e Nuova Cestistica superano indenni anche l'esame casalingo contro Pallacanestro Molfetta e CUS Bari. Lo scatto decisivo della squadra di coach Corvino arriva nell'ultimo quarto, chiuso sul 77-66, mentre la resistenza cussina a Barletta dura fino all'intervallo, finisce 81-54 per la squadra di Degni, grazie anche ai 44 punti complessivi del duo Stephen Smith. Inseguono a ruota l'altra tranese New Juve Trani, Corsara Bitonto per 94-85 contro una Virtus ancora 0 punti. Virtus Molfetta, vittoriosa su CUS Foggia per 84-75 con oltre 20 punti di Perrucci e Saverino Delletteris, i migliori marcatori su ambo i fronti. A quota 4 si affaccia intanto anche Diamond Foggia, che prevale su Angiulli per 77-44, nonostante i 20 punti di Ruotolo nelle file baresi. Domenica, fari puntati sulla BAT per l'incrocio fra New Juve Trani e Barletta, divise soltanto da 2 lunghezze. Un terzetto guida invece il girone B, con la sola ANSPI Santa Rita Taranto abile a capitalizzare il turno casalingo contro la neopromossa Dinamo Brindisi, battuta per 91-68. In evidenza, la coppia Gualano-Salerno, 40 punti in 2, equamente divisi. In trasferta si impongono invece a Pimonopoli con un perentorio 80-59 a Francavilla con l'All Star ed Adria Bari vittoriosa a Lecce contro New Basket per 80-74 al termine di un incontro deciso solo nelle ultime battute. Fra i monopolitani sugli scudi Calabretto con 22 punti e Rollo con 18, mentre la voce grossa fra i baresi la fa albanese autore di 28 punti. L'unica rimasta a ridosso del trio di testa è Invicta Brindisi, che supera Mensana Mesagne per 80-52, con Leo da una parte e Mione dall'altra a trovare il canestro con maggiore frequenza. Arriva sul campo di basket Calimera intanto la prima gioia per l'Olimpia Rutigliano, che esulta sul 94-70 ipotecando i primi punti di stagione sin dal primo periodo. E domenica, per il terzetto al vertice, sarà comunque tempo di dividersi. Passano da Bari e dall'Adria le rinnovate ambizioni di promozione di ANSPI Santa Rita.